Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme dei fiori di zucca pastellati e fritti. All'interno del fiore di zucca andrò a mettere della scamorza affumicata, nel mio caso è di bufala, l'ho sostituita alla classica mozzarella e poi aggiungerò delle alici sott'olio. Anche la pastella sarà particolare perché utilizzerò la farina di riso. Otterremo così un fiore di zucca croccante ed asciutto. Ora andiamo subito in cucina. Ecco il principe della nostra ricetta, fiore di zucca. Guardate che meraviglia! Ho trovato questi fiori al mercato stamattina e mi è venuta voglia di condividere questa ricetta con voi. Il ripieno, alici sott'olio e scamorza affumicata, nel mio caso è di bufala. La pastella, faremo una pastella con farina di riso e acqua ghiacciata, nulla di più. Partiamo immediatamente dal vedere come io ho pulito i miei fiori di zucca. Ne ho lasciato uno integro, qui vedete, ancora con il gambo. La prima cosa, vado a togliere queste piccole foglioline così all'esterno, poi apro il fiore. E vedete che all'interno c'è quel germoglio che è da togliere, quindi io sono solita infilare il mio dito indice, poggio il pollice sulla base del fiore e stacco e poi estraggo in questo modo, vedete? Andrò poi a lavare sotto acqua corrente prima l'esterno del mio fiore e poi, facendo attenzione a non rovinarlo, laverò anche l'interno. Poi con un coltellino, c'è chi lascia questo gambo, ma io sono solita toglierlo, quindi alla fine lo spunterò. Andrò a tamponare con carta assorbente il mio fiore e il mio fiore sarà pronto per essere riempito e pastellato. Ora andiamo a preparare la nostra pastellina. Io voglio una pastella leggera e molto molto croccante. Per questo motivo sto utilizzando una farina di riso. Inizio a versare l'acqua ghiacciata all'interno della farina. Nel caso di questa frittura io non metterò sale nella pastella perché il fiore sarà già sapido di suo, visto gli ingredienti che andremo ad usare. Ecco qui quello che andremo ad ottenere, vedete? Liscia e priva di grumi, quindi la pastella è pronta, ben fredda. Ora iniziamo a riempire il fiore. Io ne farò uno con voi e poi dopo uno ad uno andrò a riempirli tutti. Vado ad aprire il fiore in questo modo, metto all'interno il formaggio e il filetto così di alice, vedete? Poi vado a chiudere andando leggermente ad arrotolare le punte. È semplicissimo e lo metto qui su un piatto. Quindi uno ad uno vado a riempire tutti i miei fiori. Poi li pastelleremo e passeremo alla frittura. Ecco, anche l'ultimo è pronto. Ora ho messo il mio olio sul gas, aspetterò che arrivi a temperatura perché il fiore di zucca va pastellato al momento e poi tuffato in olio bollente. Per vedere se l'olio è a temperatura prendo uno stecchino, vado così a intingerlo nella pastellina e vado immediatamente, vedete? A metterlo in olio e vedo che il mio olio è alla temperatura che a noi serve. Prendo il fiore in questo modo, tengo la base e le punte,
Vado a pastellarlo girandolo tutto intorno all'interno della pastella. Lo estraggo, lascio scolare la pastella in eccesso e vado a tuffarlo in olio. Ripeto immediatamente la stessa cosa con gli altri fiori. Il tempo di cottura sarà velocissimo. Io non metto più di 3 fiori alla volta. È una pastella bellissima. Quindi 3 alla volta andrò a friggerli tutti. Anche questi sono pronti. Mettiamoli pure così, guardate il colore, ora bruciano da tenere in mano, però vorrei che vedeste proprio questa pastella che è un velo e sentite un po', assolutamente croccante. E nonostante sia così croccante, noi riusciamo a vedere il bellissimo effetto del colore originale, così del fiore di zucca. Meravigliosi. Beh, che cosa dire? Io mi auguro che voi rifarete in tanti questa squisitezza. Se questi fiori di zucca sono stati di vostro gradimento, io attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.